Stasera cominciamo con Alessandro Di Battista, anche lui è arrivato all'ultimo giro non soltanto di questa campagna elettorale, perché praticamente è un po' in qualche modo il suo passo di arrivederci, se non di addio alla politica delle campagne elettorali e delle parlamentari, o no? Buonasera, ho sempre detto che politica la si può fare anche fuori dalle istituzioni, l'ho fatta e la farò sempre, non abbandonerò mai il Movimento 5 Stelle, però ho deciso di non candidarmi. E però qui, del resto anche Berlusconi per altri motivi, ma anche Calenda per altri ancora. Cioè, diciamo, questa campagna elettorale è stata molto scandita da chi in realtà in proprio non deve cercare un posto in Parlamento. Diciamo che la mia è stata una scelta personale, quella di Berlusconi l'hanno deciso i giudici. Però tutte e due potrebbero essere temporanee. Vedremo. Vedremo. Allora, Di Battista, voglio parlare soprattutto di voi, perché questa campagna elettorale, lo dico in pochi secondi per i telespettatori, è stata una serie di monologhi infinita, perché siccome non ci sono stati scontri, tutti voi avete dovuto sostenere decine e decine di interviste. Ci siamo messi anche noi con la proliferazione di trasmissioni, quindi tante cose si sono sentite. Vorrei andare a concentrarmi proprio sui programmi e sulle cose che si fanno per l'economia e per i giovani, visto che sempre qui a Bersaglio Mobile il pubblico, anche se silente, è attento ed è composto da giovani. E proprio da questo parto, Di Battista. Mettiamo che vinciate voi. Qual è la prima cosa che fate per i giovani? Chiaramente sostenere i giovani per noi significa sostenere il lavoro, per cui nel nostro programma c'è la creazione di una banca pubblica di investimento su modello tedesco, capace di sostenere le imprese, e il reddito di cittadinanza, perché riteniamo che sia l'unica salvezza per evitare che tanti giovani fuggano da questo paese. Oltretutto si preparano i giovani in questo paese grazie alle tasse di tutti noi cittadini nelle nostre università e poi vanno magari a portare ciò che hanno imparato all'estero. La banca pubblica di investimento non è affatto un'idea populista, cioè in Germania funziona, in Germania le imprese vengono sostenute da questa banca e noi la vogliamo creare anche qui in Italia. E riteniamo, io ritengo, per questo mi sto spendendo tanto con il Movimento 5 Stelle anche da non candidato, di riuscire a crearla proprio perché non abbiamo nessun conflitto di interessi con le banche private, con il capitalismo finanziario. Il reddito di cittadinanza mentana non è affatto una misura assistenzialista, io non sto girando l'Italia appunto per regalare dei denari a fancazzisti d'Italia. No, però se adesso è finito il giro, si è fermato, da domani può girare soltanto nel senso che turisticamente. Nel senso perché non è assistenzialista? Perché noi abbiamo scritto la legge e tu per ottenere il reddito di cittadinanza devi fare due cose. Uno, devi lavorare gratuitamente 8 ore a settimana per il tuo comune d'appartenenza. Due, ti devi mettere a disposizione dei centri per l'impiego per imparare nuovi mestieri. E soltanto, diciamo, una volta fatte queste due cose puoi ottenere il reddito di cittadinanza. Oltretutto abbiamo pensato di creare un reato ad hoc per punire coloro che mentono per ottenere il reddito di cittadinanza. I soldi. Lei è padre da poco però, sì. Scusi Di Battista, lo sa cos'è la tachipirina? La tachipirina abbassa la febbre, però poi non è che ha curato i sintomi. E con il reddito di cittadinanza si fa fare un giro a pagamento invece che gratis, no, ai giovani. Poi però non è cambiato niente nel mercato del lavoro. Perché per noi appunto siamo convinti appunto che sia una manovra economica capace appunto di creare posti di lavoro. Le faccio un esempio. Un cinquantenne, un sessantenne che perde il posto di lavoro in questo paese diventa un fantasma. Si sente lui stesso quasi un fallito, come se fosse colpa sua, e non è colpa sua. Prendendo il reddito di cittadinanza quei denari li spenderebbe nel suo comune d'appartenenza. Questo rimetterebbe in circolo l'economia, creando un percorso virtuoso economico, e da questo partirebbe la creazione di nuovi posti di lavoro. Quindi per noi il reddito di cittadinanza, che è chiaramente portato avanti contestualmente, come le dicevo in precedenza, con la creazione della banca pubblica di investimento, con una serie di misure, anche a costo zero, perché risolvere il conflitto di interessi, non se ne parla, ne ho parlato io dovunque in Italia, significa anche togliere del potere eccessivamente accentrato in poche mani, e questo creerebbe competitività anche per le imprese, perché le sa che in questo paese troppo potere in poche mani, e questo per noi genererebbe posti di lavoro, e questa è una legge che non necessita di coperture finanziarie. Però mi scusi Di Battista, lei dice potrebbe generare posti di lavoro. Questa è la nostra linea politica. Però tecnicamente il reddito di cittadinanza è un giro non gratis ma a pagamento per i giovani che si trovano in attesa di un posto di lavoro in una situazione di gratis. No, il reddito di cittadinanza. Strutturalmente, scusi, come si crea
la condizione per nuovi posti di lavoro. Le stavo dicendo, nel momento in cui un giovane, anziché fuggire e andarsene a fare lavapiatti a Londra, sì, prende un reddito di cittadinanza, chiaramente inserendosi in un percorso formativo, e quei denari, anziché finire in non so dove, restano nel suo comune d'appartenenza, questo genera un percorso virtuoso, rimette in circolo l'economia e evidentemente, grazie a un'economia che si rimette in circolo, si generano posti di lavoro. Poi, si rigenera l'economia. Finisco, poi il Centro per l'Impiego presenterà delle proposte di lavoro che appunto nasceranno con questi denari messi a disposizione del reddito di cittadinanza, e il giovane o il cinquantenne che prende il reddito di cittadinanza sarà costretto ad accettare questa proposta di lavoro. Mentana significa manovra espansiva economica. Ma se lo so cosa significa, scusi. Creare però, posti di lavoro. No, però non, la creazione di posti di lavoro non la si vede, nel senso che semplicemente. Non la vede lei? Non la vedo. lo ammetto, uso gli occhiali per questo. Però, seguiamoci reciprocamente. Quei soldi da qualche parte arrivano. Certo. Che non è che si creano. Che vengono spesi quei soldi. Vengono spesi dei soldi che sono nelle casse dello Stato. Certo. No? Ecco. Cioè è una manovra che costa, quella del reddito di cittadinanza, come, lo diciamo subito, quasi tutte, anzi tutte le altre proposte che sono fatte da tutte le forze politiche in campo in questa campagna elettorale. Non è che sto dicendo a lei che voi, a differenza degli altri, avete fatto una proposta che è onerosa per le casse dello Stato nel momento in cui abbiamo il debito e tutte quelle cose che sappiamo. Il problema è, costa diverse decine di milioni. 18. Di milioni l'anno, 18 milioni. Miliardi. 18 miliardi, mi perdoni e la ringrazio. Prego. 18 miliardi l'anno. 18, 19, l'altro ieri ho contestato l'ex premier che diceva che erano molti più. Sono 18, 19 miliardi l'anno probabilmente. Però sono tanti soldi. Tanti soldi che immessi in questo è sicuro che stimolano l'economia, fanno crescere. Noi, chiaramente, i posti di lavoro, questa è la nostra linea politica. Non c'è certezza, è una semina che non ha certezze del terreno. Mentana, quando ci sono modalità, le chiedo, non pensa che ci possano essere modalità, è vero, è la vostra proposta, è il vostro cavallo di battaglia, ne stiamo parlando in termini dubitativi, ma così come si diceva per gli 80 euro di Renzi, per cui si potrebbe dire le stesse cose sue, sono soldi che poi se, però come si è visto poi sono tanti soldi che sono stati immessi, che hanno alleviato la situazione di una parte, di una porzione, no, dei cittadini italiani, e che però non sono bastati a far lievitare l'economia. E anche il reddito di cittadinanza è una speranza, come quando si dice la lotta contro l'evasione fiscale. Sì, però il lavoro di un parlamentare, comunque di una forza politica che probabilmente, io poi sono molto fiducioso, potrà ricevere l'incarico del Presidente della Repubblica e portare avanti una linea politica. Noi crediamo appunto anche nella spesa espansiva, in investimenti come il reddito di cittadinanza, che non la consideriamo una misura assistenzialistica, appunto le ripeto, e crediamo che questa sia una proposta utile a creare posti di lavoro, chiaramente portata avanti contestualmente con delle altre proposte economiche. La creazione della banca pubblica di investimento, i quattrini ci sono, io in questi cinque anni in Parlamento... Ci sono, in che senso? Nel senso che ho visto in questi cinque anni decine di miliardi di euro buttati a destra, a manca, in bonus, mancette, o regalati per esempio ad Intesa San Paolo, che si è beccata 5 miliardi di soldi di tutti quanti noi per comprarsi la parte buona di due banchette venete, Popolare di Vicenza e Banca Veneta. Noi, che cosa fa un governo, Mentana? Un governo ha a disposizione le tasse dei cittadini, il bilancio dello Stato, e decide come investo questi denari per far crescere l'economia, l'investo qui o l'investo di qua. Il regalo a Intesa San Paolo, di cui lei ha parlato, che cos'è? Lei, come sa, Gentiloni, in circa 14 minuti di Consiglio dei Ministri, riuscì a trovare 20 miliardi di euro a debito per salvare le banche che lor signori avevano scolpato. Scusi, ma nelle banche di lor signori c'erano i risparmi di voi signori, di certo, noi signori. Cioè, certo. E il risparmio... salvare le banche non è salvare i banchieri, salvare anche... No, ricordiamolo. Lo dico, questo lo deve anche ricordare a tanti risparmiatori che non hanno nulla grazie a delle manovre del governo. Mi pare che lo sia fatto abbondantemente. E se parliamo di banche, coloro che prima hanno ricordato chi erano i grandi creditori. Come tutelare il risparmio? Chiaramente nessuno vuole far fallire le banche. Come tutelare il risparmio? Con una legge semplice che fa parte del programma del Movimento 5 Stelle. La separazione tra le banche d'affari e le banche commerciali. Questo è fondamentale perché il cittadino sarà informato, metterà i suoi risparmi in una banca commerciale e saprà che quella banca farà la banca e non farà nostra
nostra insaputa, con i nostri soldi delle operazioni di speculazione, o regalerà denari a destra a manca agli amici della politica, e le posso fare anche i nomi, Amato, De Benedetti, lo stesso Verdini. Sono personaggi che hanno beccato quattrini dalla parte di banche, restituendole a Tozzi e Bocconi, pensi lei al caso Sorgenio di De Benedetti, e questo chiaramente ha pregiudicato. Amato, Giuliano Amato? Certo, Amato è uno che alzava il telefono, chiamava la dirigenza di Monte dei Paschi di Siena per farsi finanziare il torneo di tennis di Orbetello, tempio del radical chicchismo italiano, con i soldi di MPS. Poi a un certo punto, magicamente, le banche falliscono, non perché arrivano i dinosauri e gli asteroidi, ma perché qualcuno ci ha mangiato sopra, e perché non vi è nel nostro ordinamento una legge sulla separazione tra le banche d'affari e le banche commerciali, e arriviamo tutti noi cittadini pantalone a metterci i quattrini. Con noi non funzionerà però questo. Però scusi, Di Battista. Prego. Diamo ordine di grandezza, perché sennò un conto è dire chi ha un debito forte con una banca, il fallimento di Sorgenia. Tipo De Benedetti. Ecco, stiamo parlando di ordini di grandezza. Certo. Un conto, per amore di verità, sono le sponsorizzazioni di tornei tornisti. Sì, ma un conto, stiamo parlando, sa qual è la differenza, Peanuts, Bentana, che se ti chiami Amato, alzi su il telefono, chiami le dirigenze di Monte dei Paschi e ti becchi 150.000 euro all'anno di finanziamento di un torneo di tennis. Se sei uno di questi giovani, dato che parliamo di giovani, che vuoi un mutuo, che vuoi magari un piccolo prestito per mettere in piedi una start-up, un'impresa anche innovativa, sul biologico, sulla cultura, sulla neogastronomia, sul turismo, nessuno ti si fida. E con i contratti, dato che lei prima parlava degli 80 euro, il Jobs Act, con i contratti oggi a disposizione. Due cose diverse. Sì, ma diciamo la manovra, la riforma del lavoro di Renzi. Con i contratti di oggi, se tu appunto vai in una banca e chiedi un prestito con quel tipo di contratto, ti chiudono la porta in faccia. E questo non può essere tollerato. Lo vede come anche intervenire sul sistema bancario per tutelare il risparmio e per garantire trasparenza. Però mi perdoni. E diciamo permette la creazione di posti di lavoro. Però questa è la nostra visione. Allora, la separazione tra le banche d'affari e le banche commerciali di credito al cittadino è una cosa che esiste, cioè la fece Roosevelt nei 100 giorni 80 anni fa, quindi 85 anni fa, quindi è una cosa che sta nella storia che ha funzionato, è stata tolta però nel pieno della crescita dell'economia nel 1999 sotto Clinton negli Stati Uniti. Quando ci sono le situazioni di crisi si vedono i contro di questa situazione, ben venga ed è benemerita. Mi pare che sia stato tra l'altro si figuri Tremonti prima a dire occorrerebbe tornare alla separazione. Perché non l'hanno fatto? Non lo so, non sono Tremonti e non, le assicuro che se fosse Tremonti... Vede Mentana, ora, il movimento può piacere o meno, però no. Io qui da lei oggi non sto dicendo cose che non ho detto, che non abbia detto negli ultimi 5 anni come attività parlamentare, mentre gli altri partiti politici, Di Battista, ce lo siamo detto prima, in campagna elettorale tirano fuori delle proposte che serio non, per la prima volta. Facciamo un dialogo serio, perché certo. C'è l'occasione, l'ultima cosa, la facciamo bene, così è chiaro per tutti, è una dialettica chiara per riuscire a sviscerare i problemi. Però in generale, oggi c'è una buona notizia su Embraco, che i posti di lavoro sono stati sicuramente salvati in questo anno solare, certo. I problemi ci saranno sempre e usciremo prima o poi, chiunque governi nella logica che c'è chi fa il tifo per cui le cose vanno male, eccetera, è un bene per tutti. Certo, se le cose... non io. Ecco, è un bene per tutti se le cose andranno bene. Però è ovvio che in questo paese ci sono dei cambiamenti forti da fare, strutturali, e anche perché nel paese sono tutelati. La vicenda di Embraco anche lo dimostra. Posti di lavoro esistenti è a rischio. I posti di lavoro potenziali, parlo dei giovani, in realtà non sono tutelati, non esiste un sindacato dei giovani, non esiste, no? Si ha a cuore genericamente tutte le forze politiche, nessuno dice i giovani no, siamo contro i giovani. Ovvio. La verità è che i vecchi sono di più, gli anziani, i pensionati sono moltissimi e quindi le politiche, col suffragio universale, tengono conto del fatto che ci sono più elettori anziani che giovani. Il Movimento 5 Stelle, che è un movimento notoriamente più si giova del voto giovanile, studia delle potenziali azioni per invertire una tendenza che è quella lì nella società, lei lo sa, la vede, che favorisce l'esistente a scapito del futuro. Si è detto tante volte, tutta la letteratura, abbiamo bruciato intere generazioni, eccetera, eccetera. Assolutamente sì. Innanzitutto vorrei dire, il Movimento 5 Stelle oggi è l'unica forza politica, facciamo un discorso politico, di massa di questo paese, non c'è. Quindi non ci sostengono soltanto i giovani, siamo cresciuti moltissimo, oggi il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica di massa, cresciuti senz'altro Mentana molto molto in fretta, per demeriti altrui, io l'ho sempre ammesso,
ma anche per meriti nostri, e questo ci andrebbe riconosciuto. Per quanto riguarda appunto le misure per i giovani, chiaramente noi la bacchetta magica non ce l'abbiamo, io non ho mai pensato che sarà facile governare questo paese, però possiamo mettere appunto in campo determinate proposte che non sono state fatte in precedenza, anche se vennero accennate o proposte come ricordava lei poc'anzi. La banca pubblica investimento, il reddito di cittadinanza, una vera legge anticorruzione, perché combattere la corruzione sarebbe non soltanto giusto dal punto di vista etico ma anche dal punto di vista economico, risolvere il conflitto di interessi e per esempio anche, e l'abbiamo scritto e depositato, un piano energetico nazionale per uscire da qui al 2050 dalle fonti fossili, perché io noto che altrove, che all'estero, si investe maggiormente in rinnovabili e dico io oggi che investire maggiormente in rinnovabili non soltanto produce un ambiente migliore, questo magari potrà anche attrarre più turismo nel paese, ritengo, più bello del mondo, ma per i calcoli che abbiamo fatto investire nelle rinnovabili genera posti di lavoro. Se tu 1 miliardo di euro delle tasse dei cittadini lo metti sulle rinnovabili o sull'efficientamento energetico, produci circa 17.000-18.000 posti di lavoro. Lei, i partiti, i movimenti sono di massa per come sono strutturati e per il seguito che raccolgono. Come sono strutturati è inutile qui stare a discutere le differenze. Il raccolto di voti, ci sarà una maratona molto lunga per capire chi avrà avuto quanti voti e come, perché, chi li ha persi, come, perché. Si starà preparando a questo. Beh, mi preparo qui con lei stasera. Allora, senta Di Battista, c'è un altro aspetto. Allora, il vostro programma economico è stato un work in progress, perché è il frutto di questi 5 anni di lavoro nella legislatura. Ma lei sa qualcosa di come la pensano i ministri che sono stati indicati, virtuali, diciamo? Cioè li conosce da molto? I ministri economici? No, il ministro economia? Non li conosco tutti di quest'area. Il ministro economia la conosce? No, lui non lo conosco. Di questo chiaramente la responsabilità è stata di Luigi Di Maio. Ma ecco, non è una cosa particolare, non la voglio criticare, ma non è che il ministro dell'economia lo decide Di Maio e voi non sapete neanche chi è? No, funziona così nel Movimento 5 Stelle. Nel Movimento 5 Stelle abbiamo un programma e coloro che saranno, mi auguro, ministri della Repubblica in un governo ipotetico del Movimento 5 Stelle, realizzeranno quel programma. Sulla base di questo programma, delle idee che abbiamo elaborato in questi 5 anni e che abbiamo presentato in tutta Italia, nel suo studio, nelle piazze e dovunque, sulla base appunto di certe idee, Luigi Di Maio, al quale è stata affidata da tutti i nostri iscritti questa responsabilità, appunto ha deciso la squadra di governo. Questa è stata la responsabilità che abbiamo affidato a Luigi Di Maio. Allo stesso tempo, come funziona da noi? Il programma è costruito grazie al lavoro dei parlamentari, di tutte le commissioni, dei nostri iscritti, ed è un programma condiviso. Per quanto riguarda la scelta dei candidati ministri, come lei sa, non è un segreto, è stata una scelta responsabile del nostro candidato alla presidenza del Consiglio. E se va bene a voi, io penso sempre che quello che succede all'interno dei partiti, movimenti, certo, sono fatti loro, poi ne rispondono. No, secondo me sono anche fatti pubblici, per l'amore di Dio. No, ma nel senso, che poi ovviamente nel momento in cui diventano pubblici, nel momento in cui, ove mai, il Presidente della Repubblica decidesse di dare questo l'incarico. Sì. Cioè, questo però certo. Come i meccanismi di scelta, se trasparenti, se non sono un omaggio a quelle lobby, le lobby, il Bilderberg, quelle cose che piacciono tanto, se sono cose trasparenti e visibili, ben vengano tutte le scelte, perché poi il partito più trasparente di così, presentare una lista di ministri prima delle elezioni, non ho detto minimamente che fosse opaca. Andiamo alla politica internazionale, che è un tema a lei caro, però su questo ci sono sempre delle, perché ogni tanto si vede qualche avvicinamento, che so, al Venezuela di Maduro, ogni tanto c'è qualche momento di attacco, di frizione rispetto a Israele o anche rispetto alle altre realtà dello scenario medio orientale. Lei che conosce bene, anche per le attribuzioni che ha avuto, ma anche per la vita precedente e forse anche per quella successiva, gli scenari internazionali, ritiene che ci sia un cambiamento nel posizionamento del Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle non ha mai, concluso delle alleanze con determinati paesi. Io mi sono occupato appunto di politica estera in questi 5 anni, facciamo parte della NATO, abbiamo criticato magari alcuni comportamenti della NATO in questi anni perché siamo contrari ad alcuni interventi armati mascherati da missioni di pace. Abbiamo ritenuto che le sanzioni alla Russia fossero sbagliate, uno perché non hanno indebolito Putin, se questo era l'obiettivo, e due soprattutto perché hanno indebolito l'economia italiana, ma con questo io non ho mai né baciato la mano a Gheddafi né conosciuto Putin, nulla. Abbiamo sempre rispettato, perché secondo noi è un principio straordinariamente importante appunto il rispetto dell'autodeterminazione dei popoli, l'esito delle elezioni altrui. Io non mi sono mai permesso durante la campagna elettorale nordamericana di fare endorsement per Tizio Caio.
L'ha fatto Renzi, l'ha fatto la Boschi, tra l'altro non portando bene alla Clinton. Si rispetta il volere... L'ha fatto Salvini, portando bene. Si rispetta chiaramente il voto, l'opinione dei cittadini statunitensi. Più che rispetto, e poi c'è stato un messaggio di Di Maio proprio quando è stato eletto Trump, è positivo, no? Sì, diciamo che il giudizio di quello che farà Trump spetta esclusivamente al popolo nordamericano, è evidente. Noi dobbiamo valutare se le politiche internazionali di Trump poi saranno o non saranno positive per quanto riguarda gli interessi dell'Europa e gli interessi dell'Italia stessa. Siete stati accusati, virgolette, sempre, da quelli che vi vedono con minor favore, di un eccesso di simpatia, appunto, lo citavo, per il Venezuela di Maduro. No, io credo che lì siano veramente tutti responsabili, credo che Maduro abbia commesso degli errori politici incredibili. Oggi non c'è pace in Venezuela per una serie di questioni, errori politici del governo, ingerenze esterne che per noi sono inaccettabili, ma nessuno mai ha avuto simpatia per Maduro. Le assicuro che questa è stata una distorsione portata avanti da quella stessa stampa che una volta disse che Putin mi aveva addirittura finanziato il Turismo Torino, e io risposi dicendo che come no, Putin mi ha mandato 30 euro di miscela, e qualcuno lo scrisse anche, per cui non è così. Pensiamo che però... Lo possiamo smentire, erano rubli. Erano rubli. Non lo so, dovete chiedere a Berlusconi se erano lire, rubli o sesterzi, perché ultimamente è un po' confuso con le monete. Sesterzi in modo è pericoloso. Però senta, ascolti, sull'Europa invece. Sì. Anche qui chi non vi ama di... Allora, l'euroscetticismo è alle spalle? Che c'è stato? Allora, lei si ricorda la battaglia che noi abbiamo fatto contro le province, diciamo, volevamo abolirle sul serio perché sono state abolite relativamente. Noi, contrari alle province, abbiamo deciso di non presentarci mai alle elezioni provinciali. Il fatto stesso che nel 2014 ci siamo presentati alle elezioni europee dimostra il fatto che non abbiamo nessuna avversione nei confronti dell'Europa. Io faccio parte, che se sono ormai un po' più anziano, della generazione Erasmus, ho viaggiato in Europa, ho viaggiato con l'Interrail, si figuri, io mi sento fermamente un cittadino europeo. Mi sento prima italiano che europeo, però mi sento assolutamente un cittadino europeo. Quindi noi non abbiamo mai preso posizione contro l'Europa. Abbiamo notato che in questi anni l'Europa, più che occuparsi dei diritti economici e sociali dei cittadini europei, si è occupata di ordinare l'età delle pensioni agli italiani o il prezzo della feta in Grecia. E per noi questo non è un sistema duraturo. E infatti, diciamo, quello che lei citava per euroscetticismo è in forte ascesa, anche con caratteristiche pericolose, in altri paesi. Quello che il Movimento 5 Stelle, se ci pensa, è riuscito ad arginare, perché il Movimento 5 Stelle è riuscito ad incanalare una giusta e sacrosanta rabbia dei cittadini italiani in un percorso di partecipazione di politica estremamente democratico. Però questa non è una locuzione interessante che viene usata sempre, come no, sin dagli albori Grillo dice attenzione, no, perché noi siamo riusciti a incanalare una rabbia che altrove è diventata violenza, è diventata terrorismo, è diventata pericolo. Noi l'abbiamo veicolata nel circuito democratico. Assolutamente. No? Ed è quello che continuate a dire su molti argomenti, compreso appunto il rapporto con l'Europa. Meglio noi un'Europa non da sudditi, no? Che chi invece appunto arriva a eccessi di altro tipo. Ma questo non è anche un altro modo per occhieggiare sia a chi è europeista sia a chi lo è un po' meno? Come a dire, quella cosa, il referendum sull'euro extrema ratio, come a dire, non è che non c'è, è laggiù in fondo, che è un po' quello che si dice sui vaccini, su tante altre cose. Non si butta via niente, però si segue una strada mainstream. Secondo me no, sono le nostre linee, le nostre decisioni politiche, programmatiche che presentiamo a tutti i cittadini chiedendo il consenso. Secondo me no, io non è che quello che ho fatto in questi 5 anni, cioè il consenso è evidente, una forza politica cerca i voti per riuscire ad avere la maggioranza, per l'amor di Dio, però quando io ho fatto i miei interventi, le mie azioni politiche, non ho mai pensato al consenso e basta, anche perché la logica del consenso a tutti i costi, del controllo, della ricerca sempre del bravo, 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 secondo noi non porta poi alla possibilità di cambiare il paese. Sono le nostre idee, giudicatele, possono piacere o non piacere, ma sono le nostre idee. Io ho fatto nomi e cognomi di personaggi politici legati al capitalismo finanziario, alle banche d'affari, e notando che vi è questo conflitto di interessi anche in ambito europeo. Nomi: Monti, Draghi e Prodi, tutti e tre,
provengono da una banca d'affari che si chiama Goldman Sachs, cioè prima di diventare Presidente del Consiglio, della Commissione Europea Prodi e Presidente della BCE, avevano delle consulenze in una banca d'affari. Barroso, appena finito il suo mandato come Presidente della Commissione Europea, ha trovato magicamente lavoro in una banca d'affari, sempre Goldman Sachs. Io noto che vi è una commistione tra capitalismo finanziario e politica che credo che sia uno dei drammi di questo Paese. Per il Movimento 5 Stelle la politica deve avere la supremazia sulla finanza. Scusi, ma Prodi quando è stato in una banca d'affari? Faceva il consulente in Goldman Sachs. Quando lo faceva? All'inizio degli anni 90? Sì, viene da quel mondo lì. Lo sa che lo avete messo nei 10 da votare per il Quirinale soltanto 5 anni fa? I nostri iscritti decisero di... Allora evidentemente questo o non è considerato dirimente... No, mi spiego meglio. Noi, se uno è potenzialmente eleggibile dai vostri come Presidente della Repubblica, non sarà uno scandalo. Infatti non arrivò prima. Ma io non è che... Non è che io sto dicendo chissà quale scandalo. Io sto dicendo quello che reputo il male assoluto del nostro Paese. Non intendo Romano Prodi, ma sto parlando del conflitto di interessi. Perché il conflitto di interessi di fatto imprigiona le attività autonome della politica. Cioè ci sono politici che magari vanno in televisione a dire vogliamo separare le banche d'affari dalle banche commerciali, vogliamo investire in un piano energetico nazionale basato sulle rinnovabili, vogliamo aumentare la tassazione sul gioco d'azzardo, ma poi alla prova dei voti sono impossibilitati a farlo. Perché? Perché magari una fondazione che si chiama Vedrò era finanziata dalla concessione del gioco d'azzardo, perché magari qualche lobbista del petrolio finanzia le campagne elettorali. Io faccio spesso un esempio. Ma secondo lei uno cambia le leggi del paese per un finanziamento al torneo del tennis o al convegno? Sì. Però lo deve provare, perché sennò... Dato che lei mi chiede una prova, gliela dico. Nel 2006 Riva, pace all'anima sua, il patron dell'Ilva, finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. Diede a Bersani 98.000 euro. Parliamo di finanziamenti leciti. Leciti. Assolutamente legittimi. A Forza Italia 240.000 euro. Qual era l'idea di questo grande industriale, poi è morto? Io finanzio a destra e a manca la politica, tanto vincerà uno, vincerà l'altro, mi dovrà restituire il favore. E infatti in questi anni sono stati licenziati molti decreti salva Ilva, ma pochi decreti salva cittadini di Taranto. Ma secondo lei i decreti salva Ilva sono stati fatti per quei soldi a Bersani? Sì, io penso che questo sia il conflitto di interessi e rivendico la bontà dell'azione politica autonoma del Movimento 5 Stelle correlandola al nostro sistema di finanziamento che è del tutto autonomo, cioè questi ragazzi, se vogliono, possono darci 5 euro e nel momento in cui una forza politica, non mi sarei permesso, una forza politica finanziata da centinaia di migliaia di cittadini con delle micro donazioni, fondamentalmente questa forza politica avrà un unico lobbista a cui render conto, il popolo italiano. Io credo che la risoluzione del conflitto di interessi sia oggi prioritaria per dare autonomia a tutte quante le forze politiche. Ma scusi, una legge sul conflitto di interessi di questo tipo è una legge che paralizza qualsiasi tipo di donazione, a meno che non siano i 5 euro dei poveri spettatori di Bersaglio Mobile. Ora, per quanto siano probabilmente ricchi di loro, ma non è che possono finanziare l'intera politica italiana in 12. La legge che vogliamo sul finanziamento privato, perché come lei sa il Movimento 5 Stelle è contrario al finanziamento pubblico e abbiamo rifiutato 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, tra l'altro Mentana, rispettando un referendum, lei si ricorda quando nei primi anni 90 vi fu quel referendum sul finanziamento pubblico? Lo votai. Lo votò. Il 90%, non essendo giovane. Il 90% degli italiani votò contro il finanziamento pubblico ai partiti. Che è tornato sotto altra forma. E questa è una il rimborso semantica. Delle spese elettorali. Noi crediamo che la politica si debba finanziare con delle donazioni dei privati, con un determinato tetto. Non la voglio bloccare, ma lei sa qual è il finanziamento delle televisioni commerciali. A tra poco. Eccoci ancora con Alessandro Di Battista. Di Battista, prendiamo un altro aspetto brevemente. Quel video di ieri di Grillo, cosa significava? Un saluto da lontano del padre nobile che dice è finito il tempo in cui io sono stato il pioniere attraverso i Vaffa e adesso andiamo a governare, come un po' parafrasando la canzone. No, ma significa quello che abbiamo sempre detto, che senza Beppe e Gianroberto io certamente non starei qua e non sarei mai entrato nel Parlamento della Repubblica e così come decine di miei colleghi.
Ciononostante il Movimento 5 Stelle va avanti con le proprie gambe, quindi Beppe sarà sempre il nostro garante, per lui come per me il Movimento 5 Stelle è una seconda pelle, ma il Movimento 5 Stelle è cresciuto, si è fatto le ossa, abbiamo imparato molte cose, abbiamo studiato, i primi anni abbiamo studiato molto e oggi stiamo facendo sul serio. Senta, ma sbaglio o voi avete una strategia per questa campagna elettorale che si è dispiegata fino a stasera? È ben precisa, che culminava appunto nella manifestazione di ieri senza simboli di partito per dire diamo al Paese una nostra credibilità. E siamo un po', io ricordo sempre che Gianroberto Casaleggio in quel comizio finale a Roma, a San Giovanni, fece scandire a tutti quanti Berlinguer, Berlinguer. Berlinguer, quando lei forse non era ancora nato, stava per nascere, predicava l'idea di un partito di lotta e di governo. Volete essere un movimento di lotta e di governo che conserva quella fragranza di movimento fondata da Grillo, fa il partito politico e anche presta alle istituzioni alcuni dei suoi uomini? Per me oggi, considerando i dati economici, la disoccupazione giovanile, le mafie che si sono infiltrate nelle istituzioni, i milioni di cittadini italiani che rinunciano alle cure, a curarsi per ragioni economiche, parlare di movimento di lotta e di governo significa parlare di un unico movimento, cioè noi stiamo combattendo per cambiare Quindi le cose così. E per cambiare le cose vogliamo governare questo Paese e chiediamo ai cittadini un'occasione per dimostrare il nostro lavoro e per trasformare in leggi dello Stato quelle idee, quelle soluzioni, di idee appunto di Paese che abbiamo messo in campo e studiato in questi 5 anni. Senza fare paragoni, che è lo sport di queste ore, però se noi vediamo in questo governo, quello attuale, reale del Paese, c'è un Presidente del Consiglio che è espressione del Partito Democratico, un Ministro dell'Interno che è espressione del Partito Democratico, un Ministro dell'Economia che è espressione del Partito Democratico, tutti e tre candidati a un ruolo in Parlamento, oltre che eventualmente, ove vincessero loro, a restare al governo. Perché voi avete fatto la scelta di non mettere gli uomini del Movimento nei dicasteri ombra, per ora ombra? Beh, ce ne sono alcuni, c'è cioè, sì, Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede. Sono due, no? Sì, per me poi il Ministero della Giustizia è importantissimo. Per carità, questo è un paese importantissimo. Che sta morendo di illegalità. E la scelta che abbiamo fatto è appunto quella, innanzitutto di dare centralità al Parlamento, perché questa fino a prova contraria è una repubblica parlamentare, le leggi le deve fare il Parlamento e il Governo appunto deve dare un indirizzo. Allo stesso tempo, lei... Ma non sarebbe il contrario, meglio? Che il Parlamento dà l'indirizzo, poi il potere esecutivo è rappresentato dal governo. Certo, però questa è una repubblica parlamentare. Sì, io credo lo è indubbiamente. Io credo che sia una cosa molto buona e giusta, appunto, che l'iniziativa legislativa, a parte certo, appunto, i casi di urgenza e di indirizzo importante, rimanga al Parlamento. Io credo fermamente in una repubblica parlamentare. Per quanto riguarda invece la nostra scelta, come lei sa, abbiamo deciso negli ultimi tempi di aprirci moltissimo alla società civile e raccogliere quelle che noi reputiamo le migliori energie del Paese e quindi abbiamo deciso di presentare un governo che per noi è espressione appunto di queste migliori energie, una sorta di patrimonio appunto dell'Italia stessa, presentandoci in maniera trasparente. Lei prima citava Gianroberto Casaleggio. Gianroberto Casaleggio lo disse nel 2014, al prossimo giro, comunicheremo la lista dei nostri ministri, fermo restando che è una prerogativa del Presidente della Repubblica, appunto, scegliere questi ministri su proposta del Presidente del Consiglio incaricato, li presenteremo prima delle elezioni. Anche questa cosa l'abbiamo detta e l'abbiamo fatta. No, questo lo è... E questo, secondo noi, è sinonimo di credibilità e di coerenza con quel o di una strategia ben precisa, che è la stessa cosa, voglio dire. Cioè, la nostra strategia qual è? Quella di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e chiedere consenso anche in base a questa trasparenza? Assolutamente sì. Che c'è di male? Ha sentito dire vergogna? No, 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 però ho sentito dire da qualche, non ce l'ho con lei, commentatore politico, che cosa fanno? Io in questi ultimi mesi ho fatto decine di interviste e ogni intervista mentana mi domandavano, quando le presentate la lista, ma chi sono? Perché non lo fa Di Maio? È tardi. Poi appena l'abbiamo fatto dicono è una roba inusuale, ma mettetevi d'accordo. Cioè la verità è che il movimento è molto forte e ad alcuni commentatori, ad alcuni politici questa roba proprio non gli va giù. Ma non è, cioè... Sì, è così. Ma la questione, mettiamola diversamente, è così. Posto, ma che fa? Non ce l'ha con me, quindi... No. Io sono molto contento e sono molto fiducioso. Ma questo lo si era intuito tra le righe. Sì, insomma, è circa una quarantina di minuti che sembra fiducioso. Però
In realtà per ora avete fatto già il governo, quindi siete già molto avanti. Verrebbe da dire, ribaltando l'ironia. Però insomma, le elezioni sono domenica e poi si vedrà. Lei sa benissimo che la strada è lunga. Cioè, lei lo sa che Berlusconi ha presentato Tajani per... Tajani ha presentato il Presidente dell'Europa. Sì, ha presentato Tajani. Poi c'è come forma un po' di risposta, perché sono stati messi in difficoltà da questa. Lei la chiama strategia, ripeto, per noi è un atto di trasparenza. Cioè, è per però, di atto, però così come voi avete avuto una strategia e una tempistica che vi portava al penultimo giorno, nell'ultima settimana, non si sape, fino alla settimana scorsa non si sapeva se sarebbe stato martedì, mercoledì o giovedì, avete scelto giovedì di presentare la lista dei ministri. È probabile che, dato anche il ruolo delicato che svolge Tajani nell'Europarlamento, Berlusconi avesse già in tasca la cosa, l'abbia tirata fuori appunto all'ultimo momento. Poi se è una contromossa rispetto a voi... Posso dire quello che onestamente penso? Sì, certo. Ma perché fino ad ora pure, no? Sì, sì. Ah, no, però volevo... questa cosa, gliela voglio dire proprio in maniera diretta. Forza Italia venne fondata da Berlusconi, Dell'Utri, Previti e anche Tajani, uno dei fondatori. Berlusconi è incandidabile e ineleggibile appunto per quella condanna, però me lo faccia dire. No, però io c'ero, non è così. Guardi, se lo faccia dire a Carelli, sì. Vostro candidato... Anche da altre persone. No, se lo faccia dire, non è così. Cioè... Forza Italia tra i fondatori aveva Berlusconi, Dell'Utri, Previti e Tajani. Berlusconi è incandidabile e ineleggibile in quanto condannato per frode fiscale. Previti venne condannato per corruzione e oggi è interdetto dai pubblici uffici, nonché radiato dall'albo degli avvocati. Dell'Utri in carcere per mafia, gli restava soltanto Tajani. Per me più che una scelta si tratta di una condanna, è quello che penso. Però scusi, allora, questa è la storia a fumetti per alcune cose. No, è così, sono quattro fondatori. Scusi, lei dov'era nel 94? Dice, l'ho studiato e si legge. Ma non è così. Io c'ero, e Tajani è stato fatto portavoce a quel tempo. È uno dei fondatori. Era un giornalista del giornale e fu fatto portavoce, fu scelto da Berlusconi come suo portavoce. Uno dei fondatori di Forza Italia. Ma lei dice, sono quattro fondatori. No, Forza Italia è insieme una a qualcun altro, questi sì, sono quattro fondatori. By the way, ma certo che ci sono stati. Gli restava soltanto Tajani. Io auguro a lei e anche ad altri di fare ore di lavoro politico nella stessa misura in cui noi abbiamo fatto ore di trasmissione su questo che lei ha detto, sulle questioni su Previti, su Dell'Utri, su Berlusconi. Beh, onestamente, Mentano, onestamente ci sono dovuto andare io sotto casa di Berlusconi a leggere quella sentenza. Sì. E nessuno scusi, di questa sedicente, lo so che lei l'ha detto e gli ha chiesto. Ma no, non è che l'ho detto. E nessuno io di sono, questa sedicente sinistra. Io sono stato teste al processo Dell'Utri. Lei può raccontare. Io non sto parlando delle iniziative politiche, giusto? Sto dicendo che tutti i giornali hanno parlato delle cose. Le sto dicendo che in questa campagna elettorale... E Dell'Utri era già stato condannato in secondo grado quando voi siete entrati in Parlamento e avete avuto dei vostri uomini nelle presidenze dei due rami della Camera, vicepresidente Di Maio, c'erano anche degli esponenti nel collegio di presidenza di Forza Italia. Avete accettato che ci fossero. Che cosa? Che c'entra? Qual è la differenza? No, lo dice a noi come che se fosse... Che c'entra? Abbiamo accettato, non è che l'abbiamo votati. Questo si tratta di democrazia, qual è il problema? No, ma nel senso che ha scoperto, prego. Io da cittadino non accetto, per me non è tollerabile che un tizio che appunto ha fondato un partito insieme a un altro tizio in carcere per amicizie con dei clan mafiosi e che ha pagato, ha finanziato Cosa Nostra, sia così oggi da qualcuno, sempre da meno cittadini, osannato. Lo posso dire da cittadino che questa cosa mi indigna? E cosa vuol dire questa cosa? Non che lei si indigna. Voglio dire cosa che vuol dire quello che io ho fatto... Perché, secondo lei... milioni di elettori italiani domenica voteranno per Berlusconi e per Forza Italia, milioni e di più voteranno per il centrodestra. Io le dico vuol dire che gli italiani sono una massa? Vuol dire che quando c'è stata una posizione farlocca da parte del Partito Democratico prima dei DS, nessuno di costoro ha avuto il coraggio di fare l'opposizione a Berlusconi che abbiamo avuto il coraggio di fare noi. Questo io penso. Ed è questa anche la ragione, Mentana, per la quale io ho smesso di votare il Partito Democratico, perché li ho ritenuti falsamente opposizione a Berlusconi e ho notato in questi 5 anni un consociativismo dal punto di vista delle politiche economiche, delle politiche legate alla giustizia, anche della politica estera. Mi riferisco per esempio ad alcune, ripeto, guerre di invasione mascherate da missioni di pace. Penso alla Libia, penso anche all'Afghanistan. Ecco, io credo, e questa è la scelta per la quale io poi ho smesso di votare il Partito Democratico, che il PD o questa sedicente sinistra non abbia mai fatto adeguatamente opposizione a questo personaggio. Questo è ciò che penso. Liberissimo di pensare. Insomma, ricordo
la nostra telecronaca di quella sera di novembre del 2011 in cui Berlusconi andò a rassegnare le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. Ce l'ho con Quirinale. Lei, ce l'ho con il Partito Democratico. Mi ricordo che ci fu una manifestazione, era come se fosse Carnevale, poi lei lo ricorderà. Nessuno pensava che Berlusconi sarebbe tornato in auge. Poi l'ha riesumato Renzi invitandolo a Nazareno, firmando un contratto programmatico sotto la foto di Berlinguer, che probabilmente nel vedere questo Partito Democratico si sta rivoltando della tomba. Però non lo so se si sta rivoltando della tomba. Voglio ricordarle che Berlinguer e il Partito Comunista fecero il compromesso storico con la Democrazia Cristiana, con la sua logica, Andreotti essendo quella roba lì. Allora, quello che le voglio dire, non però, con la mia logica, con quello che c'è scritto nelle sentenze. La sua logica, che è quella di dire quella che giudici. Le sentenze parlano. In qualsiasi altro paese tutto ciò non sarebbe possibile. Ecco, perché in Italia è possibile? Perché vogliamo riparlare del conflitto di interessi? No, lasci perdere. Perché in Italia è possibile, la sostanza, non per questo. Perché ha avuto per 20 anni in mano le televisioni, perché la falsa sinistra non gli ha fatto perché opposizione. Perché candidate Carelli? E che cosa c'entra? Questo è un giornalista che noi abbiamo scelto, c'è il suo nome nella sentenza dell'Utri. No, assolutamente, allora che ma c'entra? Candidiamo le persone. Questo, dico, nella storia del paese ci sta questa cosa, che è stata Mediaset, noi candidiamo persone, che c'è stato Berlusconi, Publitalia, il 94, tutte le cose che sappiamo. Ma guardi che tanti però elettori, sta mio padre prima paese. Votava Fini, cioè votava un alleato di Berlusconi e oggi sostiene il Movimento 5 Stelle. Peggio, dal suo punto di vista, nel 2008 quindi ha votato il Popolo della Libertà e anche Berlusconi. No, credo nel 2008 mio padre votò Di Pietro. Per dire, il padre di Luigi Di Maio sosteneva Berlusconi, poi si è sentito tradito da coloro che dovevano fare la rivoluzione liberale, hanno creato di fatto Italia. Poi ha avuto il figlio in politica, si sa sì, che... Però ha capito qual è il meccanismo. È per quello che il movimento cresce, perché ha fatto ciò che per me i partiti politici non hanno fatto in precedenza. Allora, anche a potista dell'opposizione al berlusconismo. Io ho fatto opposizione a Berlusconi. Vede com'è stato utile non fare la messa cantata. Molta più roba, no? Non no, credo. Ma io sono anni che vengo da lei e rispondo sempre a tutto. Allora, voi ritenete di essere quindi il movimento che eredita la parte buona di tutto l'elettorato, di destra e di sinistra, indifferente, cioè coloro che in buona fede, dal suo punto di vista, hanno votato anche a destra, a sinistra, eccetera, però non credono più a quella politica dei partiti, ci vuole quindi una nuova politica. Certo. Benissimo. Ma come la si mette in atto? Ci vogliono meccanismi, che so, le primarie per legge, oppure quali altri meccanismi? Noi abbiamo il nostro sistema interno. È il vostro, ma quello è il vostro, non è che fosse... È il Partito Democratico Mentana. Che... Non potete prendere che tutti gli altri partiti vadano sulla piattaforma Rousseau. No, non allora, ho mai quello detto che dicevo, questo. Nel momento in cui vi fate una forza parlamentare con delle aspirazioni a essere maggioritaria, pensate che si debba per legge normare una serie di adempimenti della vita associativa dei partiti? No, io onesta, questa è una mia probabilmente posizione personale perché non l'abbiamo discusso, però io questo ritengo di no, credo che i partiti politici abbiano tutto il diritto a organizzarsi in maniera autonoma. Noto che coloro che si sono vantati per anni delle primarie, lei si ricorda, ore di trasmissione, noi siamo gli unici ad aver fatto le primarie, in questo giro non hanno fatto le primarie, cioè gli unici che hanno avuto una, diciamo, una competizione democratica interna siamo stati noi. Poi per quanto riguarda il Parlamento futuro, noi quello che facciamo su di noi vorremmo sì che diventasse legge dello Stato, ovvero i condannati in via definitiva non devono entrare nel Parlamento della Repubblica Italiana e ci deve essere la regola dei due mandati. Cioè, io credo fermamente nella politica come servizio civile da fare tutta la vita e ho fatto campagna elettorale da non candidato, io sono qui da non candidato, ho riempito le piazze da non candidato, però nei palazzi delle istituzioni ci devi stare un tempo limitato della tua vita. Questa è la mia idea. Le faccio una domanda che resta registrata a futura memoria. C'è la possibilità, tutt'altro che teorica, che questa legislatura abbia vita breve. Mettiamo che non ci sia maggioranza e concordemente si decida di tornare alle urne a medio termine, in autunno, all'inizio dell'anno prossimo. Il cittadino Di Battista. Alessandro Di Battista. Magari mi ripresenterò. Magari si ripresenta. Assolutamente. Io non ho mai detto il contrario. Ho detto nel 2014, qualora fossimo arrivati a fine legislatura, non mi sarei presentato. Io non credo che questa legislatura durerà poco. Perché?
Perché uno, conosco i politici che una volta che rimediano una poltrona generalmente si mettono del super attack sotto i deretani. E anche quello è un microcredito. Diciamo. Ha visto come sono diventato istituzionale? Posso utilizzare termini come poscia, torpedone, deretano. Poi io credo... Io l'ho sentito dire anche quando era parlamentare. Arriviamo al 40%. Cioè, ci possiamo, cioè lei dice che no, la legislatura dura molto per due motivi. Perché quando uno dice ho la possibilità di guadagnare 15.000 euro al mese per 5 anni... Sa che alcuni candidati, per essere candidati, pagano foraggio nel partito politico con 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 euro. Quindi una volta raggiunta quella posizione di potere, difficilmente l'abbandonano. Io in effetti sono un caso particolare, me ne rendo conto, nel senso che... È ricco che del suo? Avrei avuto... No, assolutamente no. No, anzi, pensavo... Se vuoi lascio il curriculum. Le dicevo... no, semplicemente... Inviato in giro per il mondo, però poi magari finisce la legislatura... Ma io, Luigi, io e Luigi parliamo e siamo incredibilmente amici. Luigi sa perché che incredibilmente? Perché non incredibilmente voleva dire tanto, ma incredibilmente in qui politica, sembrava ambiguo. Perché io no, perché la politica è anche una vasca di squali, perché si ha a che fare con il consenso, con il controllo e ci si danno coltellate. E il fatto che Luigi, appunto, la nostra unione secondo me è molto molto particolare. E Luigi sa che io sto a completa disposizione sua del Movimento 5 Stelle. Ciò nonostante, come ho dichiarato, non avrei fatto parte della squadra dei ministri e non mi sarei candidato perché voglio partire, voglio riprendermi un po' di libertà, voglio tornare a coltivare certe mie passioni, voglio continuare a scrivere, vorrei studiare meglio politica internazionale, tutta quella che io definisco la politica del possibile. Ci sono, Mentana, delle cose molto più interessanti del Rosatellum, questo lo sa pure lei. Tanto, anche della politica, il giornalismo. Infatti... A Carelli, a Paragone, anche agli altri che si sono presentati anche in passato, nel presente, io chiedo sempre cosa c'è di meglio che fare il giornalista. Però queste sono opinioni. Io credo che però sia anche dovere da parte di, non le sto dicendo di candidarsi con il movimento, però io apprezzo chiaramente le persone che in una fase della loro vita decidono di mettere a disposizione le loro competenze per l'interesse generale e per il benessere collettivo. Ma per carità, ma ci mancherebbe altro che fosse una brutta cosa servire il paese, per carità. Esatto. Però secondo me ognuno deve fare il suo, quello che sa fare, perlomeno. Le voglio chiedere in conclusione un'altra cosa però, politica. Molti osservatori, tra i quali per ultimo, modestissimo anch'io, ritengono che ben difficilmente in realtà, ognuno è libero di sperare quello che vuole, ci sarà una maggioranza in questo, una maggioranza pura in questo Parlamento che si va a eleggere domenica prossima e che quindi il problema delle alleanze o delle trattative si porrà. Sono tra quelli che, non ritenendo né il Movimento 5 Stelle un gruppo di babau, né le altre forze politiche che hanno la peste, ritengo che in realtà poi una sorta di confronto positivo ci potrà essere. Certo. Un confronto positivo che potrebbe portare o a un governo di scopo, o a un governo del Presidente, o a un governo di una parte con l'altra che per rispetto gli dà una sorta di appoggio tecnico esterno, una non sfiducia per fargli fare un tratto possono di strada. Possono succedere molte cose, in effetti. Lei ritiene che tutte queste cose siano nel regno del possibile? Tutto può avvenire in questa Repubblica che ha rieletto Napolitano per la seconda attraverso volta di voi, no? Perché conterete qualcosa. Per noi, quello chiaramente la nostra attività politica oggi è rivolta appunto ad ottenere più consensi possibili per avere, glielo dico sinceramente, per avere per la prima volta politicamente parlando il coltello dalla parte del manico, ovvero la possibilità di dare noi le carte sotto tanti punti di vista. Qualora avessimo questa possibilità, credo che il Movimento 5 Stelle e Luigi Di Maio, che per me in questi ultimi giorni, settimane, ha fatto veri e propri capolavori politici, sarà in grado di riuscire a formare un governo e ottenere la maggioranza. Se ci fosse la possibilità seria di un governo, non mi rispondo, no, di un governo di coalizione, nel senso di dire c'è una forza politica che dice va bene, facciamo un governo insieme, no, voi se avete preso X, noi Y, messi insieme possiamo fare... Sulla base delle cose da fare, no? Della spartizione di poltrone. No, però poi bisogna passare anche alle poltrone. Pensiamo questo. Dovete passare da un congresso? No, assolutamente, questa è una responsabilità politica che ha Luigi Di Maio come candidato, che avrà che, chiaramente però, il Presidente del Consiglio incaricato. E avrà anche, poi benedirà il Presidente della Repubblica, tutte quelle cose che si dicono, la saggezza del Capo dello Stato, però... Noi non abbiamo mai fatto un congresso, abbiamo un altro sistema. Se le chiedesse un consiglio Di Maio, lei direbbe, se c'è una piattaforma condivisa, perché no, un governo di coalizione? Già siamo d'accordo, io e Luigi su questo siamo alienatissimi, purché...
si faccia un contratto serio sulle cose da fare, sulle priorità che necessita il Paese, con delle scadenze estremamente serrate. Questa è la nostra idea. Buonasera, dov'è la notte del 4? Con i suoi... Nel comitato, con Luigi e tutti gli altri. Allora, ci collegheremo anche con lei. Grazie, grazie Alessandro Di Battista.